abbiamo avuto modo di valutare i ragazzi secondo da diverse prospettive e di decretare quello che oggi sarà il pilota che rappresenterà la carriera Capitalia all'International Shootout organizzato da Porsche Motorsport. Allora, la white card è per Mattia Drudi. Credo che per Mattia Drudi ci sia una grande soddisfazione nell'essere nominato wild card per quanto riguarda la scholarship della Porsche. Era difficile quest'anno vincere perché avevi meno esperienza, ma ci sei andato vicinissimo. Hai messo, secondo me, alla giuria anche dei grossi dubbi su chi nominare. Beh, sicuramente sono molto felice. Già dopo la vittoria di oggi arriva anche questo, una splendida giornata, e io ho dato il massimo. Dall'inizio dell'anno penso di essere cresciuto parecchio, quindi anche se avevo meno esperienza, comunque pian piano sto colmando il gap e sicuramente anche le prossime gare sarà sempre meglio. Ecco, questa nomination come wild card che cosa significa in prospettiva futura? Beh, sicuramente è una cosa molto importante perché verrò giudicato da Porsche AG e sceglieranno loro cosa fare di me alla fine di quest'anno, quindi sarà un'esperienza interessante. Ti hanno già visto tra Super Cup e Carrera Cup tedesca, secondo me hanno già messo l'occhio sulle tue potenzialità. Beh, sì, lì mi sono fatto vedere, direi anche abbastanza bene, quindi speriamo bene, dai. Allora, la nomination Carrera Cup Italia 2015 per l'International Challenge con gli altri colleghi della Carrera Cup è Riccardo Agostini. Dall'esterno sembrava quasi una nomination, la tua, abbastanza scontata, dominatore della stagione al di là della corsa di oggi. Per te invece no, perché alla fine i metri di valutazione della scholarship per entrare alla finalissima mondiale trascendevano anche quelle che sono le qualità del pilotaggio. Sì, sicuramente i fattori IP, come vengono definiti, erano molti. Ho cercato sin dall'inizio di utilizzare la mia esperienza per essere, insomma, competitivo in qualsiasi fronte, fisico, mentale, velocistico e, insomma, conoscenza tecnica della macchina. Quindi fino ad oggi ho cercato di ottimizzare qualsiasi tipo di cosa, cercando di metterla assieme anche nel migliore dei modi. Che dire, sono molto soddisfatto dell'obiettivo che sono riuscito a raggiungere, ringrazio, insomma, il team, la squadra e le persone dirette interessate come, insomma, il driver coach, la Marta e la Caterina, Alessandro, che mi hanno aiutato a crescere durante questo percorso, e spero di poter rappresentare l'Italia nel migliore dei modi nella fase internazionale e, perché no, magari risultare il primo anche in quell'occasione. Ecco, che cosa ti aspetti di differente rispetto alla selezione italiana? Sicuramente il cerchio sarà più stretto, perché chi sarà selezionato ovviamente saranno dei piloti con un'esperienza di un certo tipo, con delle qualità notevoli, quindi non so, sicuramente dovrò impegnarmi di più di quello che ho finora fatto, e comunque spero di poter mettere assieme anche lì le cose, anche se sarà una giornata in cui dovrò essere molto concentrato e cercare di non sbagliare niente. Della tua carriera abbiamo detto tutto, un grandissimo esordio nel mondo dell'automobilismo, poi per problemi legati non alle tue qualità ma ai finanziamenti, l'ingresso in un tunnel dal quale però quest'anno sei uscito svoltando, scegliendo un altro tipo di carriera tra le ruote coperte, inizi a pagare questa scelta? Ma sicuramente gli ultimi due anni sono stati un po' difficili per me, quindi ho cercato di utilizzare quest'anno un po' per rilanciarmi in un campo completamente nuovo. Credo di aver fatto la scelta più giusta, perché Porsche, ripeto, è una categoria ma anche un marchio che sta spingendo molto sui giovani e sulle persone che insomma aspirano ad avere una carriera di un certo tipo nell'ambiente automobilistico, quindi devo soltanto per il momento
dire grazie alla scelta che sono riuscito a fare e spero che in futuro mi ripagherà.